Brescia si mobilita per Amatrice. Il famoso attore e regista romano Carlo Verdone incontra al Teatro Santa Giulia il pubblico bresciano con una bella chiacchierata dedicata ai suoi film, alla sua carriera e naturalmente alla sensibilizzazione nei confronti di un evento così tragico come il terremoto del centro Italia. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato alla fine di questo incontro. Carlo Verdone, che in pochi mesi per ben 3 volte ci ha onorato della sua presenza qui a Brescia. Com'è la città? Grazie. Ah, io l'amo moltissimo, mi piace tantissimo. Mi piace perché è una città elegante, una città dal punto di vista culturale importantissima. Ho visto architetture romane, romaniche, bizantine, longobarde, ho visto di tutto. E quindi sono rimasto stupito anche per come è tenuta la città, anche perché io vengo da una città disastrata, quindi come vedo qualcosa che funziona mi sembra meraviglioso. E mi viene da chiedermi, la gente poi è veramente molto, molto affettuosa. E a proposito dei bresciani, dopo tanti personaggi raccontati nei suoi film che ci hanno tanto divertito, se dovesse interpretare un bresciano, quali caratteristiche prenderebbe? Guarda, ancora non lo so, perché dovrei vivere un po' di più a Brescia. Un domani che io ambienterò, prima o poi lo farò, ambienterò un film appunto a Brescia, una storia a Brescia, allora ci starò un po' di tempo, in modo che cerco un po', con qualche cicerone che mi aiuta, e cercherò di capire i tic dei bresciani. Adesso ancora non li conosco tanto bene. Noi siamo qui naturalmente per Amatrice, la domanda è d'obbligo. Quanto è importante, quando accadono cose così tragiche, che i personaggi, soprattutto quelli più in vista, si mettono in gioco e si assumono la responsabilità di sensibilizzare? Devono fare, cioè è un atto dovuto, perché alla fine tutte quelle persone che hanno perso tutto sono probabilmente dei nostri spettatori, no? Noi andiamo avanti nel nostro lavoro grazie anche alla fiducia che ci ha dato la gente, e se una parte di questa gente subisce una violenza ingiusta, però la natura è così, dobbiamo fare la nostra parte, ecco, dobbiamo andargli incontro come loro sono andati incontro, staccando i biglietti per magari vedere un nostro film, no? Quindi per me è importante, io la vedo così. Una domanda che mi sta molto a cuore, l'ho sentita prima parlare della storia del cinema e di quanto è importante la storia, quindi il passato, per capire il futuro. Io sono un appassionato di ricerca storica, ma fra 100 anni, quando si parlerà di Carlo Verdone nella storia del cinema, che cosa le piacerebbe che si raccontasse, che si dicesse? Beh, che ha fotografato dei decenni in maniera abbastanza nitida, con una commedia comica e malinconica. Questo, uno che amava la gente, un uomo che amava le persone, che amava stare insieme con gli altri. Perché oggi, al di là della valenza artistica, è importante veramente l'umanità delle persone. Assolutamente, sì, non ce ne accorgiamo più perché è sempre più difficile stare insieme, organizzare insieme, la condivisione è roba di purtroppo di 30 anni fa, oggi si condivide poco, quindi... Grazie di cuore a Carlo Verdone. Trovare un amico, trovare qualcuno col quale parlare, col quale chi ha veramente un amico ha veramente un tesoro oggi. Quindi. Quando ha voglia di parlare di Fregoli, io sono a disposizione. Mi hai regalato questo bellissimo libro, quindi grazie a te.